Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo, se non erro, di fronte all'ultimo monolite dell'intero gioco, quindi della regione in generale di Valistea. Ci troviamo praticamente di fronte alla mano di Enceladus, praticamente alla fine del gioco, perché siamo praticamente a Vidar Grace, e nel regno di Walud, ovviamente, e siamo pronti ad affrontare la prova di Odino. Ecco qua, prova dell'oscurità. Interessante sarà Odino da giocare, anche perché mi conviene tenere sempre la sua lama in questo caso. Allora, prima Gungnir e Nube dei Cieli, ok. Quindi la cosa che conviene fare ovviamente è attaccare, attaccare, attaccare. E appena si ha Zantenzuken di livello 5. Boh. Aia. È vero, pensavo fosse Torgal, ma effettivamente Torgal non c'è qua. Aia! Figata utilizzare Zantenzuken con la Masamune. È molto poetico in realtà. È veramente poetico utilizzare Zantenzuken con la Masamune. OP. Masamune OP. Allora, qui cosa abbiamo adesso? La frattura traslante e Nube dei Cieli. Vabbè. Non ho capito effettivamente come utilizzare. Aia. Tipo mi rallenta il tempo e basta. Cioè, sarebbe questo il vantaggio. Anche perché non posso attaccare. No.
Sì, il vantaggio è di rallentare il tempo praticamente. L'ho lisciato per l'ennesima volta. Peccato, sta fase mi è andata un po' maluccio. Decisamente maluccio questa fase. Ma perché la traslazione in realtà non è che sia un granché. Usa questa abilità per riprenderti immediatamente da qualsiasi abilità o azione. Vedi, serve praticamente. Ah, ecco, serve praticamente per allungare le combo in teoria. Ok. Certo, effettivamente io l'ho utilizzato un po' in maniera. Cioè, l'ho utilizzato un po' alla Devil May Cry, effettivamente. Dove rallentavo il tempo e cercavo di avere un vantaggio nei confronti del mio nemico. Però non è questo che dovevo fare. Ecco, qui abbiamo adesso la frattura traslante e l'acciaio danzante, che è la tecnica OP, OP, OP. L'ha shottato. State scherzando? E ti serve a rendere le combo. E porca Mi ha rotto il cazzo, sinceramente. Mi spara le fiamme da lontano. Hai perso. Sinceramente parlando, mi hai rotto un po' i coglioni. Cioè, sto cercando di fare una cosa fatta bene e tu, cioè, mi rompi un po' le scatoline. Direi che non va bene. Ok, qui adesso dovrei avere il mio moveset praticamente. Quindi diciamo il non il fendente traslante, come si chiama? Oddio, la chimera? Sì. Una bella chimera. Madonna, che brutto. Un ceppo proprio. No, mi hanno messo Gangnir alla fine. E acciaio danzante. Va bene. Gangnir non è male. Meno male, stava spostando.
Bisognava chiudere con lo Zantenzuken. Altrimenti non sarebbe stata una chiusura decente. E qui abbiamo aumenta di 20% i danni di volontà di acciaio danzante. Questo non è male comunque, aumentare i danni di acciaio danzante. Non è affatto male. Certo, preferisco di più la ricarica dello Zantenzuken in realtà, perché la ricarica è meglio. Però magari ricarica più danno. Potrebbe essere interessante come combo. E anche la prova dell'oscurità è stata completata. Quindi adesso posso effettivamente... Ecco qua. Prove del cronolito completate. Perfetto. Easy. Abbiamo ottenuto anche l'oggetto chiave in questo caso. Quindi va bene. Adesso restano da fare le prove supreme. Che probabilmente registrerò più in là. Detto ciò, abbiamo finito per ora. Quindi, alla prossima.